Capitano Matteo Piano, siamo alla cena di Natale della Powerball di Milano con le luci di Natale, c'è l'albero di Natale, c'è il Duomo, soprattutto c'è una squadra al quinto posto che non si vuole fermare, che vuole continuare a stupire, che vuole continuare ad essere protagonista a suo modo in questo campionato. È una squadra che sta finendo il suo girone d'andata, abbiamo l'ultima partita con Perugia questa domenica. Abbiamo avuto un percorso fatto sicuramente di bei passi avanti in quest'ultima fase e ci siamo costruiti in questo giorno di andata e sono contento perché abbiamo messo a punto alcune basi dalle quali si può continuare a lavorare per rincorrere e trattenersi nei posti comunque di medio-alta classifica. Che cosa c'è sotto l'albero di Natale per la Powerball Milano e per Matteo Piano? Matteo Piano ha deciso che il Natale lo preparerà nei prossimi giorni. Non sono concentratissimo sul Natale, devo dire la verità. Nell'albero della Power Volley ci sarà un divertentissimo viaggio verso Perugia dove ci scambieremo dei regali di Natale e no, credo che possiamo passare un Natale abbastanza sereno. Non dico abbastanza, ma perché siamo ambiziosi, quindi siamo contenti sicuramente di quello fatto finora, però sappiamo che non basta, perché paragonandosi anche ad altri anni c'è veramente un livello alto quest'anno qua e tutte le partite sono importanti, quindi ben venga, ci proviamo anche perché giochiamo a Santo Stefano, evviva, e quindi Natale leggeri. Ci avviciniamo anche al nuovo anno, un nuovo anno che sarà ricco come al solito di partite, ma che potrà portare in dote soprattutto finalmente il rientro a Milano di Milano. Il 13 ci sarà un piccolo assaggio, come cambierà la vita della Power Volley secondo te una volta approdati a Milano? Allora, diciamo che sarà sicuramente bello arrivare il 13 gennaio ad Assago. Bisogna vedere quanto questa presenza sia una mosca bianca, nel senso che comunque necessitiamo di venire a Milano per vivere a Milano, perché stiamo facendo comunque bene ed è bello condividere il nostro percorso con il pubblico, che in questa nostra situazione di ospiti comunque tende a non avere neanche lui una casa, quindi Milano è importante perché sarebbe casa nostra, è casa nostra, quindi sono felicissimo per Assago, ma punto a Milano, io punto a Milano come sicurezza, punto a Milano come quotidianità, punto a Milano come pubblico e come città dove verremo a giocare una volta che avremo il nostro palazzetto, che non è il forum ma è il Palalido, quindi ci mettiamo nelle mani di chi può farci questo dono e intanto abbiamo la fortuna sicuramente di poter giocare in uno spazio enorme dove la pallavolo ha sempre fatto un bello spettacolo come il forum di Assago il 13 di gennaio. Facciamo un gioco, completa la frase. Caro Babbo Natale, alla fine della stagione vorrei avere molti punti e vorrei poter essere in un playoff nella maniera più combattiva possibile.